Gianna, aiutami, che cazzo dico? Ho scelto questa scuola perché quando andavo alle medie, quindi parliamo di quando io avevo circa 12-13 anni, le mie professoresse organizzarono una specie di concorso dove ognuno degli alunni doveva realizzare delle fotografie che rappresentassero le quattro stagioni. Ricordo che arrivai secondo a questa specie di concorso e da quel momento capii che la fotografia mi divertiva abbastanza e la trovavo anche abbastanza interessante e quindi comprai la mia prima compatta, una Canon. La scelta di questa scuola è stata abbastanza casuale, non sapevo bene cosa volessi studiare o cosa volessi fare, ma mi sono interessata a questa scuola perché ne avevo sentito parlare e la fotografia mi interessava. Basile, uno prima. E quindi, cosa sono le quattro stagioni? Circa l'età di 10 anni, io e la mia famiglia andavamo sempre in vacanza portandoci dietro questa compatta della Samsung. Mio fratello faceva sempre le foto e io mi incuriosii e decisi di provare a scattare qualche foto anch'io. E appunto mi appassionai alla fotografia. Da piccolo mi sono appassionato alla fotografia, quasi per caso. Alla mia comunione mi sono fatto regalare una macchina fotografica che col passare degli anni è diventata molto importante per me per sperimentare sempre di più ciò che mi piaceva fare. Stop, non guardare! Non ce la faccio. Dai. Ciao. No, aspetta un momento, prima devo farlo il ciao. Sì, no, giusto, c'è ragione. Nel mio futuro spero di riuscire ad entrare all'Accademia di Belle Arti a Milano e studiare scenografia. Alla fine del percorso scolastico mi piacerebbe lavorare sempre nel mondo della fotografia, aprire un negozio di fotografia o lavorare come assistente fotografico. E mi piace fare i ritratti e mi piace fotografare i paesaggi, ma non c'entra niente con quello che vorrei fare nel mio futuro, perché nel mio futuro vorrei entrare in polizia scientifica.